Manifestazione di nuoto ieri al Lido Panama Beach di Contrada Tenutella nell'ambito dell'inaugurazione della stagione balneare estiva 2016. L'iniziativa è stata voluta dalla sede INAIL di Caltanissetta e dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico Sicilia. Hanno partecipato atleti paralimpici, olimpici e si è svolta anche una dimostrazione di tiro con l'arco curata dall'AIAS di Gela. È un'iniziativa che già l'INAIL a livello nazionale persegue in tutti i lidi e l'abbiamo voluta portare qua in provincia di Caltanissetta, da quest'anno sono direttore di Caltanissetta, per sensibilizzare le persone, i bagnanti, in un momento di divertimento alle tematiche dell'integrazione e dell'accessibilità. Questo è lo scopo che l'INAIL porta avanti per cercare di aiutare gli infortunati in particolar modo, ma tutte le persone che hanno una disabilità a integrarsi e ad avere un accesso facilitato per questi momenti ricreativi che credo facciano bene al cuore di ognuno di noi. L'INAIL di Caltanissetta ha voluto fortemente questo progetto perché il litorale di Gela e quindi Contrada Tenutella nel territorio di Butera è il sito, lo sbocco a mare naturale di Caltanissetta. Abbiamo tanti assistiti INAIL che necessitano di un lido attrezzato che possa accoglierli e far fruire loro e le loro famiglie di una giornata serena in riva al mare. Siamo riusciti ad avere questo ulteriore obiettivo, siamo riusciti ad arrivare a questo obiettivo e dimostra anche la sensibilità che l'AIAS ha avuto da sempre, da circa 10 anni nei confronti di questa tematica, la possibilità di fare scendere i ragazzi disabili attraverso la battigia in acqua. Questo è un momento molto importante per l'AIAS di Gela e per tutta la città di Gela, offrire questo servizio così importante per questi ragazzi che hanno una chance, un'alternativa in più per vivere una giornata diversa al mare con delle strutture finalmente adeguate che possano comunque appunto abbattere tutte le barriere che purtroppo le spiagge siciliane potrebbero appunto dare. Da qualche anno l'INAIL, in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico e la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico Sicilia, garantisce con i lidi appositamente selezionati le attrezzature e l'accessibilità ai diversamente abili anche su altre spiagge siciliane. Il progetto si chiama MIA, Mare Integrazione e Accessibilità, e ha l'obiettivo di consentire alle persone con disabilità di riscoprire le proprie abilità, promuovendo il benessere psicofisico, l'autonomia della persona e a migliorare in generale la qualità della vita attraverso l'inclusione sociale e la partecipazione alla vita comunitaria e balneare, creando pari opportunità anche di svago. Diamo la possibilità a chi ha problemi di deambulazione di poter usufruire assolutamente del mare. Mare, integrazione lo facciamo all'interno dei lidi dove non è ghettizzato, non abbiamo lidi per disabili ma abbiamo un lido per tutti. È accessibilità perché abbiamo la possibilità autonomamente, grazie al finanziamento dell'INAIL, di avere delle passerelle, delle sedie job e la FIMP mette a disposizione dei tecnici e assistenti tecnici per poter usufruire del mare.